primo al traguardo questa mattina, sì. Come hanno aperto col taglio del nastro, zon, sì. Subito, sì. Ma si è allenato. Guardi, mi devo tenere allenato, bisogna che muova, che corra anche, perché sono all'ottavo mese del 94esimo anno. Ma complimentoni! 93 anni e 8 mesi, ha capito? Complimenti veramente! E glielo, I am very old, je suis très vieux. Anche poligota proprio. Sì, glielo dico anche in arabo. Ana shibani bzef. Sono assai vecchio. E quindi bisogna che per forza passi per il primo, perché se sto in fondo e non ho più il tempo poi per entrare. Adesso però... Ma lei viene spesso a fare la spesa, perché mi sembra abbastanza abituato, solo che adesso è un po' tutto rivoluzionato. Sono abituato, vengo a fare una volta alla settimana a fare la piccola spesa e poi una volta al mese con la macchina che porta uno dei miei nipoti andiamo a fare la spesa grande all'altro con adesso. Ivano Pinasco è il direttore del Conad di Galleria Isnardi di Aoneglia, un Conad che a tempo di record si è rifatto il look, tra l'altro è rifatto molto bene, sembra quasi ancora più grande di prima. Sì, abbiamo modificato tutti gli spazi, abbiamo cercato di dare spazio proprio alla gente, in modo che diventasse un supermercato molto più vivibile di prima, e abbiamo riposizionato praticamente tutto il negozio. I tempi sono stati veramente i minimi che si poteva, in cui si poteva fare un intervento del genere, che è stato un intervento praticamente totale su strutture, su tutto. Grande spazio dedicato anche ai prodotti freschi, qua sembra quasi di essere in un orto, e poi comunque anche angoli del cosiddetto servito, cioè dove il cliente ha a disposizione personale che può consigliarlo, aiutare. Sì, noi la nostra idea è, come dice anche Conad, le persone oltre le cose, e quindi si è pensato proprio di andare verso le persone, verso i clienti, cercando di andargli incontro, servirli e possibilmente farli sentire a casa, e con i prodotti locali anche dargli l'opportunità di mangiare, di avere il prodotto a cui è abituato, a cui deve essere abituato, perché sono le nostre eccellenze. Renato Rossi è il vicepresidente di Nordi Conad, è presidente del territorio ligure. Qui avete fatto un piccolo miracolo, una vera corsa contro il tempo per rinnovare questa struttura commerciale. Appena riaperta, già tutto esaurito, potremmo dire, il pienone. Qual è stata la filosofia di questo intervento? Ma intanto noi sulla provincia e sulla città di Imperia, avendo avuto sempre delle quote di mercato importanti, fin da oltre 50 anni siamo presenti in maniera importante, e c'è una particolare attenzione a questo territorio, e per cui stiamo cercando di rinnovare tutta la nostra rete di vendita, mettendola al passo coi tempi. Insomma, in buona sostanza questa che vedete è un rivoluzionamento totale di quello che era questo punto vendita fino a pochi giorni fa, quindi questo è quello che stiamo cercando di fare, ovviamente oltre che in Liguria anche sul tutto il nord-ovest, dove siamo presenti come Nordi Conad. Tra l'altro un punto vendita con di rimpettaia la parafarmacia. Sì, la parafarmacia noi ne stiamo prendo in questo ultimo anno, ne abbiamo aperte molte altre parafarmacie su tutto il nostro territorio, e stiamo aprendo anche dei punti vendita per i nostri amici animali, il pet food, il pet store come li chiamiamo, e ne abbiamo aperti qua anche in provincia di Imperia presso il nostro centro commerciale di Arma di Taggia. Ne abbiamo aperto ultimamente anche a Toirano, e proseguiremo con questa apertura
queste nuove aperture sia del pet store che delle parafarmacie, dovunque sarà possibile, perché sono estremamente gradite dalla nostra clientela. Insomma, nonostante ci siano ancora difficoltà, voglio dire, economiche, nonostante tutti i bilanci dei settori di vendita abbiano subito delle flessioni, Conad reagisce cercando la novità, cercando comunque di guardare avanti, dietro la curva? Assolutamente sì. La storia ci ha, penso, sempre insegnato che nei momenti di difficoltà sono i momenti in cui bisogna spingere di più sull'acceleratore e quindi cercare soluzioni che si proiettino al futuro. La rinnovata struttura di vendita Conad di Galleria Esnardi ha trovato anche la soddisfazione dei clienti. Scusi, possiamo chiedere com'è andata nella nuova struttura? Qual è il giudizio? Meravigliosa, a parte il fatto che noi siamo clienti da quasi 30 anni, perciò ci siamo cresciuti insieme e continuiamo, perché hanno i prezzi pari alla qualità, anzi inferiore alla qualità, perché la qualità è superiore, veramente ottima. È l'unico supermercato italiano, dico, che ha la roba così veramente di qualità e sicurezza. Signora, cosa ne dice del nuovo supermercato? Bellissimo, bellissimo, complimenti, sì, grazie. È andata benissimo, è un ottimo, un bel locale che hanno messo in ordine, che hanno rifatto, cioè, ma per conto mio va molto bene. Tutto bene allora? Tutto bene, tutto bene. Signora, cosa ne dice del nuovo supermercato? Bellissimo, bellissimo, una meraviglia, ci voleva. Com'è andata la spesa nel nuovo supermercato? Oh, bene, bene, bene. Io sono un'affezionata cliente qui, però oggi è bellissimo, guarda, bellissimo. È bellissimo, però subito uno si trova perso, però è bello, è fatto... Bisogna fare un po' di rodaggio. Bisogna fare un po' di rodaggio, ma fatto che io vengo tutti i giorni, perciò fra una settimana saprò dove andare, girare, perché sono tanti corridoi, ma è bellissimo, eh. È fatto come sono fatte nelle grandi città, ecco. Noi siamo un po' paesani, allora ci vuole un po' di tempo. Molto ben diviso, e poi quello che conta, il personale è rimasto molto familiare, affabile, ci si può affidare, chiedere consiglio. Cosa ne dice allora del nuovo supermercato? Bellissimo, bellissimo, sì, è venuto proprio bene e mi sembra anche funzionale come hanno distribuito la merce.